Il professore, iniziamo dal professore Giuseppe Casarrubia, che ha lasciato una traccia di, non solo dei suoi scritti, della sua storia, ma anche in questo istituto che ha diretto per tantissimi anni. Oggi ricordarlo attraverso questo concorso, ma ricordare anche quello che è la storia e la microstoria che ci ha raccontato in tutti questi anni il professore, cercando tra le altre cose di aprire uno squarcio in quelle che sono quelle verità ancora nascoste. Sì, ricordare Giuseppe è intanto a 2 anni dalla sua scomparsa e noi ce lo siamo un po' imposti già dall'anno scorso intitolando la biblioteca Giuseppe Casarrubea, perché Giuseppe Casarrubea è stato, ha dato un'impronta indelebile da un punto di vista pedagogico. E il piano e l'offerta formativa nostra sottolinea l'importanza dell'educazione alla memoria, e allora fare un concorso che abbia come finalità quella di educare alla memoria, allo studio, alla ricerca storica, ci è sembrato che sicuramente Giuseppe sarebbe stato contento. E allora nel mese, quest'inverno, abbiamo bandito come istituto per le scuole di tutta la provincia, per le scuole quinte della scuola primaria e terza della scuola secondaria, un concorso intitolato Le nostre radici nella microstoria, privilegiando argomenti che sono di studio, perché il tema per la scuola media era lo sbarco degli alleati americani in Sicilia e in particolare a Partinico. Per le quinte l'elaborato doveva essere un po' una riflessione su un personaggio del nostro territorio. Quindi interviste, ricerca, studio. Diciamo che questo concorso dava l'opportunità di approfondire temi scolastici. E le scuole che hanno partecipato sono 3, a Partinico l'Istituto Comprensivo Casa del Fanciullo con le quinte della scuola primaria, l'Istituto Comprensivo di Cinisi sempre con le quinte. Invece il nostro istituto ha partecipato sia per la sezione della primaria che per la scuola media. Io devo ringraziare persone di Partinico che sono state coinvolte dai docenti e hanno offerto la loro testimonianza sottoponendosi all'intervista dei ragazzi, che hanno permesso la ricostruzione di quei momenti a Partinico di 70 anni fa. E quindi, al di là degli elaborati, che sono bellissimi, al di là dei prodotti, il processo che ha portato alla conclusione è veramente singolare. Io dico che i ragazzi hanno avuto opportunità di fare storia, fare ricerca. Quindi un omaggio sempre a Casarrubea. Oggi abbiamo il figlio, il dottore Maurizio Casarrubea, che ci ha onorato della sua presenza, che ci ha sostenuti in questo percorso, e le persone della giuria che in maniera volontaria e spontanea hanno esaminato dettagliatamente tutti gli elaborati e hanno espresso il loro giudizio. La storia, il ricordo, inculcato anche nei ragazzi attraverso questo concorso, e dobbiamo dire con molta franchezza che ovviamente lo storico Casarrubia ha cercato di aprire uno squarcio in quelli che sono i misteri d'Italia. Assolutamente, mio padre praticamente ha dedicato la vita alla ricerca della verità per quanto riguarda principalmente Portella della Ginestra, ma chi ha letto i suoi libri ricorda e sa bene che i suoi studi poi si sono estesi per direzioni, hanno intrapreso delle direzioni che non riguardavano soltanto Portella della Ginestra, ma anche altro. Lo sbarco, per esempio, degli alleati, la famosa operazione Aschi, è uno di questi aspetti che è stato studiato da mio padre, e tante altre cose di cui oggi probabilmente si parlerà.
Parliamo anche di questo concorso, di questi ragazzi che hanno partecipato a questo che è il racconto della microstoria. Sì, 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 la microstoria, al contrario di quella che è la storia convenzionale, tra virgolette, sostanzialmente prevede l'analisi di fatti, eventi, persone che sono solitamente messi al margine dalla storiografia convenzionale. E quindi un'iniziativa volta proprio a studiare queste particolarità, questi fatti solitamente ignorati dai grandi eventi, dai grandi fatti, dai libri di storia. Ecco, studiare questi fatti può certamente dare un impulso alla consapevolezza di quella che è sostanzialmente la storia anche di ognuno di noi, la storia del territorio e la storia di ognuno di noi.